Pentole, è chiaro? Sì, signore. Sì, signore. Beh, visto che avete capito, vado a prendere altre patate per voi. Ragazzi, anche voi siete in punizione? No, noi due no. Che dici? Noi veniamo a pellare le patate perché dopo ci danno razione doppia. E tu? Ci darai la tua porzione, vero? Perché fate i prepotenti? Io vorrei essere vostro amico. È tardi, tardi ormai, non è possibile. Allora farà la sua specialità per i nostri ospiti questa settimana? Ma certamente! E le garantisco che si leccheranno le dita tutti! Sicuramente. Piatti ben conditi e porzioni abbondanti, chiaro? Devo tenere a bada queste bestiole in qualche modo. Il cuoco farà per tutti la sua ricetta speciale. Meno che per lei. Ovviamente il suo fratello. Per loro preparerà una speciale zuppa senza sale. Insomma, non siete riusciti a No, per trovarli. questo vorrei ricordarmi perché sapevo della festa di cui parlava il giudice. Fatine mie, aiutatemi, non lasciatemi da sola. Ah, Flo, come Vi può una prego, ragazza moderna credere ancora a queste No, favole? Greta, le mie fatine non mi hanno mai abbandonato e non lo faranno adesso. Vi supplico, Greta! aiutatemi. Dobbiamo pensare Flo, così, Flo, ragazzi. sei Non facciamoci. sorda, signora? Mia figlia, Boniglia ed io andiamo alla festa all'ambasciata del Crico Ragano. Che c'è? Perché fai quella faccia? Olio di gomito! Devi pulire! Andiamo, signore, lasciamo i nostri servi al loro lavoro. Evviva, grazie, ragazze, grazie! Grazie di cosa? Ecco il nome dell'ambasciata, Crico qualcosa, Crico Ragan, sì, Cricoragan, Crico sì. Ragan, sì, ma dov'è il conte? Sì, Non importa. vengo con te. No! Perché No, no, meglio Flo? che resti a casa e pensi a come far sapere ai ragazzi che sappiamo che sono lì dentro e che presto li libereremo e che quindi aspettino, insomma, devi fare un piano, va bene? Sì, farò un piano. Casa mia è un inferno, è una vera baraonda. Però dammi retta, Franco. Tu devi avere fiducia. Quelle due streghe prima o poi avranno il fatto loro. Bene contro male, 1-0. 1-0? Che vuoi dire? 1-0 sempre. No, no, no. Dice che il bene trionfa. Lo sai che è ignorante. Non sai esprimersi. Certo, il bene trionfa al cinema, ma non nella vita. Beh, Zitto. Dipende. Oh, la testa che mi scoppia. Ho tanto bisogno di riposare per capirci qualcosa. Ragazzi, perché non andiamo a bere qualcosa? A mangiare una pizza no, o un panino? Ma come la pizza? La pizza? Ma per favore! Sì, davvero strana! Di qua, venite! Ehi, ragazzi, guardate! Le vedete? No, di questo ho bisogno! Allora. Che spettacolo! Sono tre! E anche noi siamo Sai tre! Tentare. Dai, dai, che aspettiamo! All'attacco, vai! Ai, 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 ai! Spero che non sprechiate troppa polpa mentre pelate. No! No, signore, si fidi! Noi due lavoriamo bene! Lui, invece, sicuramente no. Davvero? Carogna. Fa vedere. No, no, piuttosto bene, bene, meglio di quello che mi aspettavo. Grazie, Molte signore. Grazie. Se continuerete a comportarvi bene, preparerò per voi tre un eccezionale piatto nel menù di domani. E qual è questo piatto eccezionale? Questo. Coniglio alla cacciatora. Questo vestito è appartenuto alla contessa di Crico Ragan, che lo indossò alla festa in cui conobbe il principe ereditario. Non ci posso credere, proprio come nelle favole. Oh, è divino. Era la madre di Massimo Augusto. Cosa importa, piccina? Quello che importa a noi è che il prossimo vestito che sarà su quel manichino dovrà essere il tuo. Voglio proprio diventare la regina madre. In ogni caso, mamma, prima di vederlo cadere dovremmo avere moltissima pazienza. Sì, sì. Mi sbaglio, quello è il giudice dei minori. Andiamo a salutarlo. È bene sempre averlo amico, quel signore. Andiamo. Brutte megere, sono sicura che sono loro che hanno messo il giudice contro i bambini. Andiamo a vedere. Mi perdoni, ma questa è una festa molto esclusiva, signorina. E io sono un'invitata molto esclusiva, quindi mi faccia passare, per favore. Se è una delle invitate, perché non ha il vestito da sera? Quale vestito? Il vestito da sera. Il mio vestito da sera? Se vuole saperlo. Il mio sarto stava cucendo gli ultimi bottoni. Un vestito tutto
tutto ricamato con un bavero di raso splendido, un colore meraviglioso, divino. Si è aperta la finestra, è entrata una grande folata e il vestito ha preso fuoco da una candela che non era mi lì. Dica, capisco. E allora mi ha detto: non ti posso mandare alla festa con un vestito giusto, rimediato sì. senza bavero di raso. Quindi mi dispiace, va come sei. E il biglietto d'invito? Sa che è successo al biglietto d'invito? Mi dica. La faccia passare. Questa ragazza è venuta ad aiutarmi nel guardaroba. Bene, se è così. Visto? Passi pure, favore, poteva dirlo. Per favore, non me l'ha permesso. Grazie signora, l'hanno mandata alle mie fatine. Guardala che faccia soddisfatta per essere entrata alla festa. Vuoi conoscere il conte, vero? No, veramente no. Devo parlare al giudice dei minori. Niente. Di una cosa. Dove mi porta? Che vestito splendido. Vuole rubarlo? È per te. Shh, devi indossarlo. Seguimi.